importanza è quello di continuare questo percorso, non è un'iniziativa spot, è una cosa che già è al quinto anno, quindi dobbiamo continuare a costruire questi percorsi che sono percorsi di liberazione e di riscatto per un intero territorio. Il pacco alla Camorra è un pacco pieno di storie e non solo di prodotti. Allora, noi oggi abbiamo svelato che esiste un mondo molto produttivo, un mondo di grandi lavoratori, di ragazzi coraggiosi che produce delle cose di ottima qualità in territori confiscati alla Camorra, e vorremmo portare fuori da queste catacombe in tutto il territorio regionale, perché non anche nazionale, questi loro prodotti. Questa è una notizia, questa è una buona notizia che noi vorremmo che avesse il giusto segnale sui nostri giornali, per dare anche speranza a questi ragazzi. Sì, è importante che si cerchi di fare conoscere lo sforzo che viene quotidianamente fatto da questi ragazzi che lavorano sui beni confiscati tra mille pericoli e difficoltà. Tra la confisca di un bene e il suo reale utilizzo spesso passano 10 anni, quindi la cosa diventa complicata, però è chiaro che è un tema da affrontare. Quello delle ipoteche è una richiesta che abbiamo già fatto più volte al Parlamento, insomma alla politica, di risolvere questa cosa. Sono tanti piccoli tasselli che insieme potrebbero veramente liberare una risorsa, che sono appunto questi beni confiscati, che potrebbero diventare occasioni di lavoro, di sviluppo e di dignità. Il consorzio si occupa di inserimento lavorativo di fasce svantaggiate attraverso l'agricoltura sociale, il riutilizzo dei beni confiscati e dei beni comuni. Questi prodotti, che sono il racconto delle storie delle persone, attraverso la costruzione di un'economia come antidoto all'economia criminale sui nostri territori, per riappropriarci delle nostre comunità. Abbiamo fatto una pasta artigianale di Gragnano, ovviamente abbiamo coltivato il grano a Santa Maria la Fossa e abbiamo messo la zucca grigliata e il pate di zucca. E praticamente noi produciamo detersivo per questa società, per questo pacco anticamorra, abbiamo ideato un prodotto biologico. E abbiamo vissuto, diciamo, la Camorra sulla nostra pelle, e praticamente con delle denunce e tutto abbiamo mandato, diciamo, delle persone in galera, e poi, diciamo, 2 anni dopo si sono ripresentati, perché ovviamente scaricavano dei rifiuti tossici sul nostro territorio. Sì, allora abbiamo fatto i grembiuli, che fa parte, sono bordate la soffa africana, perché il messaggio è, come Made in Castelvolturno, e dire che gli africani a Castelvolturno non sono un problema, possono essere una risorsa. Noi ci siamo occupati nel produrre zucchine essiccate e fagioli, un po' prodotti che sono espressione del nostro territorio, in particolar modo i fagioli. Noi siamo sul bene confiscato a Sessa Orunca. La cosa bella è che chi riscatta il territorio in realtà è colui che dovrebbe venire riscattato, cioè in realtà chi riscatta il territorio sono le persone svantaggiate. Noi siamo soltanto delle impalcature, siamo soltanto delle persone che danno loro dei punti di riferimento, poi fanno tutto loro. E all'interno del pacco abbiamo inserito un nostro libro che si chiama proprio Facciamo un pacco alla Camorra, che sono le intere storie delle cooperative, un pacco che raccoglie un po' tutte queste storie e le mette nero su bianco. Noi abbiamo iniziato con la nuova cucina organizzata, che si è trasformato in nuovo commercio organizzato e nella nuova cooperazione organizzata, ma più che altro è l'idea che si può fare, si deve fare, i cittadini si possono organizzare, le persone per bene si possono organizzare per creare un movimento di partecipazione. Basta delegare gli altri, perché qui chi sta dando l'esempio sono gli ultimi, quelli che la società aveva scartato. Io sono Cito Cotone, presidente dell'associazione Anticamorra d'Esistenza di Scampia e affidataria del temporaneo del bene confiscato nel quale siamo a Chiaiano, bene confiscato di 14 ettari, confiscato ai Simeoli quasi 12-13 anni fa e dimenticato completamente dalle istituzioni per più di un decennio. Sequestrato, fondo sottoposto a sequestro a febbraio dalla polizia di Scampia, perché intanto per 12 anni qualcuno qui ci lavorava, ci continuava a costruire pozzi e a curare il vigneto, il pescheto. La raccolta delle pesche sta andando avanti un po' alla volta a seconda della maturazione delle pesche, e l'idea è quella di creare marmellate e succhi di frutta per l'iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra del 2012, che il comitato Don Peppe Diana presenta ogni anno. Nonostante fosse confiscato, i prodotti qua per 12 anni hanno continuato a
a creare lavoro, quindi ovviamente lavoro nero, lavoro parallelo, cioè c'erano degli operai qui sopra che lavoravano, le pesche venivano vendute un po' in tutta Italia, la stessa cosa per l'uva, veniva trasformata in vino e venivano vendute in tutta Italia, quindi si creava lavoro e sviluppo. Nel momento in cui è intervenuto c'è stato il sequestro, questo bene confiscato è stato abbandonato per 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, e le persone del vicinato cominciava a dire finché a quando c'era la camorra si produceva lavoro, si produceva sviluppo. Oggi che è intervenuto lo Stato si è perso tutto questo, tanto meglio che continuava a restare nelle mani della camorra. Abbiamo trovato addirittura veleni che sono banditi dal mercato, così come ci hanno suggerito alcuni amici contadini e agronomi. L'idea ovviamente di fondo è va oltre, e ossia quella di creare lavoro e sviluppo su un bene confiscato, laddove prima la camorra ci riusciva, dava lavoro ad 8 operai quotidianamente qui sopra. La nostra intenzione è creare opportunità lavorative per classi svantaggiate, in modo particolare minori a rischio. Questo bene confiscato, come dicevo prima, ci è stato affidato, ma in modo temporaneo, quindi noi attualmente qui sopra il progetto di creare lavoro e sviluppo non lo possiamo ancora portare avanti, perché manca l'affidamento definitivo che spetta alla magistratura e al Comune di Napoli. Eh sì, l'importanza è che in quei simboli del male, nei terreni confiscati appartenuti a delinquenti diciamo che hanno fatto tanto male, i giovani del posto trovano la possibilità di mettere mano a progetti da un punto di vista economico e da un punto di vista lavorativo assai importanti, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti che vengono fuori, sia per quanto riguarda la finalità che gli stessi portano dentro di sé. Non è il lavoro, è che paradossalmente dove è presente la criminalità organizzata maggiormente si creano situazioni di sottosviluppo, non c'è lavoro, non c'è sviluppo, non c'è possibilità, non c'è speranza. Quindi questo significa che eventualmente, come dire, all'antimafia, combattere le mafie è un fatto che conviene, perché ci si crea lavoro, perché si crea possibilità, perché si producono cibi che una volta arrivato sulle tavole non fanno male. Risultati ottenuti, far crescere sensibilità su un fronte che mira soprattutto a trasformare l'economia criminale in un'economia solidale e legale, che dia occupazione ai tanti giovani e che possa essere identificato come un momento esaltante per la lotta complessiva alla camorra. Il pacco è il paniere di Libera, il pacco perché rappresenta certamente una dimensione territoriale della provincia di Caserta e non solo, e il paniere di Libera che rappresenta le tante cooperative sparse in tutta Italia sui beni confiscati, segni visibili di un riscatto, segni visibili di un'opportunità e soprattutto segni visibili di una riconsegna dignitosa dei terreni e della vita delle persone. La bottega è stata inaugurata nel dicembre del 2007, quindi prodotti importanti che vengono dalle cooperative che lavorano sui terreni confiscati alle mafie, quindi un impegno anche forte diciamo di carattere antimafia concreto. Queste sono cooperative che spesso vengono attaccate, tagliano i canali di irrigazione, devastano i vigneti. Questo è il pacco impegno. Poi abbiamo il pacco che costa 19 euro e dentro abbiamo pasta trafilata al bronzo, olio che viene praticamente dalla FIA, Federazione Anti-Racket Italiana. Poi abbiamo una marmellata che viene dalle terre coltivate a Sessa Orunca. Pacco memoria da 59 euro. Però per quanto riguarda i pacchi NCO, i pacchi di Libera, c'è stata una sensibilizzazione tale da poter permettere una vendita diciamo abbastanza discreta. Sì, facciamo il sacco alla camorra, praticamente tutti i prodotti realizzati dalle cooperative che producono questi materiali sulle terre confiscate alla camorra, un'azienda pubblica del Comune di Napoli che per la prima volta fa questo piccolo, come ogni anno ovviamente, regalo ai propri lavoratori, che però per la prima volta è un impegno contro la camorra. Quando si dice ma no, che possiamo fare? Ecco, anche con un acquisto, anche con un segnale come azienda pubblica di cui ne siamo fieri, questo è davvero la concretezza di quello che le istituzioni possono fare. Ricordare sempre che la camorra è un fenomeno di bastardi per la bastardaggine, è un fenomeno che non potrà mai essere motivo di speranza per nessuno. Chi crede per solo un istante che la camorra possa essere un motivo alternativo alla legalità e alla giustizia, in quel momento sta contribuendo alla morte delle persone.